Buongiorno a Massimo Margiotta, responsabile settore giovanile Hellas Verona. Massimo, la notizia è di quelle rilevanti. Il rinnovo del contratto che ti lega all'Hellas Verona fino al 2027, ricopri questo ruolo dal 2017. Insomma, i conti sono facili da fare. Significa un percorso di 10 anni, significa fiducia della società, riconoscimento dell'ottimo lavoro che stai portando avanti, insieme ovviamente al tuo staff. Ti chiedo, per te che significato ha questo rinnovo? Ma è un significato grandissimo, perché comunque sapevo della stima del nostro presidente, però fino a questo punto ti dico sono felice, sono emozionato, sono contento di tutto questo, perché ti gratifica di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. E per questo sono grato al presidente Setti, perché ripeto, ero già contento del rinnovo, ma addirittura tutti questi anni mi ha gratificato soprattutto come persona, e sono felice di questo, gliene sarò sempre grato. Mi spieghi perché è importante poter lavorare con un presidente, ovviamente parlo di Maurizio Setti, che crede per davvero con i fatti, quindi non solo con le parole, nella qualità e nella crescita di un settore giovanile? Ma è importantissimo. Io ho la fortuna di lavorare con una persona che crede soprattutto nelle persone, e penso che questo è quello che ho detto prima. Mi gratifica più di tutto, perché oggi questo rinnovo mi fa sentire una persona speciale, ok? Perché ripeto, non capita tutti i giorni. Io spero che questo rinnovo possa essere così lungo, possa essere anche uno spunto per tutti quanti gli altri responsabili ad avere una continuità di lavoro. Col presidente cosa devo dire? Cioè, il nostro presidente è uno che crede nel nostro lavoro, è uno che crede nel settore giovanile, è uno che per quelle che sono giustamente le nostre possibilità fa il massimo, e soprattutto ci fa lavorare. Questa è la cosa che oggi lo voglio rimarcare, perché presidente Setti su questo è fenomenale. Con lui abbiamo trovato un'amicizia, oggi possiamo dire un'amicizia, dove riusciamo a lavorare in maniera importante, e questo devo dire che è fondamentale. Per questo, a nome di tutti quanti del settore giovanile, a tutte le persone che girano nel mondo del settore giovanile, lo ringrazio, perché è veramente importante. E visto appunto che sei qui da ormai 5 anni, l'occasione è anche utile per fare un po' un riassunto del tuo percorso. Ti chiedo innanzitutto, come hai costruito nel tempo il settore giovanile che noi vediamo oggi, sfornare tanti ragazzi sia alla prima squadra ma più in generale al calcio professionistico? Ma sai, io ho cercato di portare soprattutto quello che erano le mie conoscenze da ex settore giovanile come giocatore e da ex giocatore di professionista. Ho sempre cercato di portare quelle che erano le esigenze dei grandi, perché comunque oggi ai nostri ragazzi cerchiamo sempre di fargli capire quelle che sono le esigenze quando un giorno andranno con i grandi. Poi io ho avuto la fortuna in tutti questi anni di collaborare, di lavorare quotidianamente con tanti ragazzi giovani, con tante persone che il merito è anche loro, se oggi io sono arrivato ad avere un rinnovo così grande, e che li ringrazio. Però quello che è la passione, la voglia, mi piace questo lavoro, mi piace questo mondo, mi piace il mondo del calcio, che è stato sempre comunque il mio sogno. Ho avuto la fortuna di fare il calciatore e di realizzare quello che è stato sempre il mio sogno, e oggi mi trovo a far parte ancora per tanti anni del mondo di cui amo. Per questo ci metto, qualsiasi cosa faccio, cerco di mettersi sempre l'amore, la passione per quello che oggi serve a queste categorie. Qual è l'aspetto, io dico a livello generale, organizzativo di cui vai più fiero di questi tuoi 5 anni come responsabile settore giovanile? Ma quello che mi è piaciuto, e questo sono uno dei, nell'intervista sicuramente tante volte andrò a ringraziare il presidente, perché
perché mi ha dato la possibilità di far crescere il nostro settore giovanile, ma non soltanto sotto un punto di vista dei giocatori, perché poi fortunatamente sono andati in prima squadra anche adesso allenatori, sono andati fisioterapisti, sono andati collaboratori. Per questo questa cosa qua, il settore giovanile, ha anche nella crescita degli staff è servito alla prima squadra, e questo mi fa molto molto piacere. È normale che la cosa che ho cercato di lavorare è quella di cercare di mettere più persone ad aiuto dei nostri ragazzi. Per questo non solo l'allenatore, il collaboratore, fisioterapisti, accompagnatori, match analyst, secondi allenatori, secondi preparatori, recuperi infortuni, cioè tanta gente che quando sono arrivato non c'erano, e ho cercato di mettere tante persone che quotidianamente potessero dare ancora di più una mano ai nostri ragazzi. Hai anticipato una domanda che allora ti faccio subito. Quali sono i criteri, o più in generale come scegli gli allenatori e comunque gli staff che hai nominato, a cui poi affidi la crescita, che è sempre sia sportiva che umana, dei tanti ragazzi che gravitano intorno al settore giovanile dell'Hellas Verona? Ma spesso è come quando ero calciatore, sentivo i direttori sportivi, sentivo gli osservatori, sentivo la gente che faceva parte di questo mondo, mi ha sempre insegnato a vivere di emozioni, ok? Per questo, soprattutto quando scegli un giocatore, cioè quando vai a vedere un giocatore, cerchi di emozionarti quando vedi una giocata, quando vedi un passaggio, quando vedi uno scatto, quando vedi un colpo di testa. Per questo quando si sceglie un giocatore spesso si sceglie anche per emozioni, ok? E la stessa cosa lo faccio con gli allenatori. Quello che quando al primo colloquio, quando al primo incontro che facciamo, cerco di trovare un qualcosa che mi porti a scegliergli, perché penso che possano essere giusti per i nostri ragazzi. Per questo anche lì poi vai a emozioni, vai a sensazioni, e delle volte ti va bene, delle volte ti va male. C'è una cosa che è il tuo prossimo obiettivo, non solo a livello personale, sempre ragionando come responsabile di un settore così, così vasto, c'è un qualcosa che l'hai messo lì nel mirino ed è il prossimo step che vuoi portare? No, quello che vorrei continuare a fare è quello che stiamo facendo, a cercare di portare conoscenze, di provare ogni anno a mettere un mattoncino in più. Noi dobbiamo continuare a lavorare così, dobbiamo continuare a lavorare in sinergia con la prima squadra, dobbiamo sempre cercare di metterci a disposizione loro, perché comunque sono loro poi che ci aiutano a crescere, sono loro che ci danno i consigli, sono loro che comunque ci aiutano anche a migliorare i giocatori. Per questo noi dobbiamo continuare su questa strada. In questo periodo siamo stati bravi, siamo stati anche molto fortunati, perché comunque il merito di tutti i ragazzi che oggi sono arrivati in prima squadra, ma anche tanti ragazzi che oggi giocano in Lega Pro, il merito è anche loro, perché comunque hanno fatto sacrifici, ci hanno messo testa, ed è quello per cui io lavoro sempre, perché per me per fare il calciatore ci vuole la testa, è la base più importante, la base che conta, a prescindere poi dalle qualità tecniche. Secondo me la testa è fondamentale per poi arrivare a raggiungere qualsiasi obiettivo di vita. A proposito di giocatori e di quello di cui stiamo parlando, io ti faccio alcuni nomi, sono quelli più citati da tutti, quelli più in vista: Kumbulla, Udoge, Cancellieri, Terracciano, Coppola. Quando ti faccio questi nomi, quali sono le emozioni che provi? Parliamo di ragazzi che sono cresciuti anno dopo anno nel settore giovanile e poi hanno ovviamente debuttato nella prima squadra dell'Hellas Verona. Sì, mancherebbe Sulemani, Chiesa, comunque Tupta, Danzi, Traoré, Lucas. Ci sono stati tanti ragazzi che comunque oggi non ne fanno parte, però comunque che in quel periodo, venendo dal settore giovanile, comunque hanno aiutato e hanno assaporato quello che comunque è l'emozione di vestire la maglia del Verona. L'emozione più grande di quando arrivano questi ragazzi è quando entrano in campo. Ti ricordi tutto quello che hanno fatto nel percorso, tutte le difficoltà che hanno vissuto, tutte le emozioni che hanno vissuto. Per questo è un film che fortunatamente rivivi nel momento in cui loro entrano in campo. Però l'emozione più grande che oggi mi porta è l'emozione di
tutte le persone che hanno aiutato a contribuire a questi ragazzi oggi ad arrivare, ai vari dirigenti, agli allenatori, ai collaboratori, cioè tutti quanti. Io penso agli autisti che comunque quotidianamente oggi fanno tanti sacrifici per noi e ci portano i ragazzi e si muovono in maniera spettacolare. Per questo nel momento in cui io vediamo un esordio di un nostro giocatore, il giorno dopo vedo proprio l'emozione di tutte queste persone che oggi lavorano nel mondo del settore giovanile, che si sentono felici. Per questo questa è la gioia più grande che provo nel momento in cui io vedo un nostro ragazzo esordire. Vorrei allargare questo discorso, perché sennò poi si rischia di, passami la battuta, abituare troppo bene i tifosi. Deve essere considerato un successo anche quando un ragazzo esce dal settore giovanile e va a farsi le ossa in una società di Serie C, perché comunque parliamo di calcio professionistico e sappiamo benissimo che non tutti possono compiere lo stesso percorso alla stessa velocità. Ma oggi fortunatamente abbiamo tanti esempi, no? Abbiamo esempi di quelli che sono fortunati, che riescono dalla primavera a far subito parte del gruppo prima squadra. Però oggi una forza che mi dà in più è raccontare una storia, quella che è di Casale, che esce dalla nostra primavera, che va a farsi le ossa in Serie B, in Serie C, e poi arriva ad essere un giocatore pronto per la nostra prima squadra, e poi succede quello che succede. È uno dei migliori difensori della Serie A, poi viene venduto a una grande squadra. Per questo è un esempio che oggi ancora di più rinforza quelli che sono i miei discorsi ai ragazzi, perché non è detto che oggi, per dirti, ci sono dei ragazzi, ne abbiamo diversi, che oggi giocano in Lega Pro, non è detto che questi oggi, fra 2 anni, fra 3 anni, non possono arrivare. Possono arrivare, per questo è il lavoro che sta facendo la società, è anche questo, cioè è quelli che trovi oggi un po' meno pronti rispetto a quelli che oggi pensi che possono essere già pronti per la prima squadra, non è detto che fra 2 anni, 3 anni possono essere il casale di turno. Ti chiedo le ultime due cose, apriamo due finestre anche proprio sulle squadre, allora, che sono quelle che maggiormente vengono seguite anche a livello di risultati, cioè parlo di primavera e di under 18, 17, 16 e 15. La prima domanda è sulla primavera. Anche quest'anno un inizio di stagione molto positivo, in un campionato in cui il livello si è alzato tantissimo rispetto, mi viene da pensare, solo a 3-4 anni fa. L'obiettivo ovviamente è quello di mantenere la categoria come squadra e continuare a migliorare individualmente i ragazzi. Ma guarda, io dico sempre, sono molto sincero, io dico sempre che il risultato nel settore giovanile serve, è normale che è importante e serve, ma perché? Perché comunque il risultato ti serve per dare allegria, per dare felicità a quello che è poi l'inizio di una settimana, a quello che è poi una preparazione di una settimana e quello che poi è una credibilità di una società e di uno staff a poi a trasmettere le nostre conoscenze ai nostri ragazzi. Poi è normale che la vittoria si deve costruire, si deve lavorare, e si deve lavorare in una maniera corretta che passa dal miglioramento del giocatore, però dico sempre che il risultato conta, ma conta soprattutto per questo, per dare emozioni, credibilità a tutto quello che uno fa. Poi spesso anche una sconfitta può aiutare a crescere, può aiutare a migliorare tutto, ok? E noi lavoriamo su questo. È normale che poi delle volte noi siamo una società che cerca di lavorare tanto sul territorio, che cerca di lavorare tanto su quello che è oggi Verona e provincia, ok? E se oggi noi andiamo a vedere anche la nostra primavera, abbiamo tanti ragazzi che vengono da sotto, e sono tanti ragazzi che sono di Verona, da Signorini a Calabrese, a Bernardi, a Bragantini, a Florio, cioè me ne posso dimenticare qualcuno, ma sono tanti ragazzi che comunque sono di Verona e provincia. Questo deve essere il nostro lavoro. Poi è normale che oggi mantenere la categoria della Primavera 1 è importantissimo e fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, però non è obbligatorio, cioè noi oggi dobbiamo semplicemente lavorare, fare il massimo, come l'abbiamo fatto l'anno scorso come seconda esperienza, ma la vera prima esperienza in Primavera 1 è stata l'anno scorso. Abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo fatto tante situazioni, abbiamo rischiato
retrocedere, poi fortunatamente ce l'abbiamo fatta, però io penso che abbiamo lasciato e abbiamo insegnato tanto ai nostri ragazzi per quello che è successo l'anno scorso. E la stessa cosa vale quest'anno, cioè la primavera deve lavorare, deve fare e deve raggiungere quello che è il massimo delle proprie potenzialità. Spero che sarà una salvezza. E sulle altre squadre dico sempre che la 18, 17, la 16, la 15, cioè in questo momento in certe categorie potremmo avere delle difficoltà, ma in tante altre stiamo riscontrando tante soddisfazioni, stiamo prendendo tante soddisfazioni e dobbiamo continuare così, cioè dobbiamo continuare a lavorare, a migliorarci, a non guardare quello che può essere un obiettivo di finale, ok? Deve essere un obiettivo settimanale, per questo ogni settimana dobbiamo lavorare, dobbiamo crescere, poi se riusciamo a vincere ancora meglio perché è bello per i ragazzi, perché vivono anche di queste emozioni.